sogno che si avvera. Io ho sempre avuto la passione della ristorazione e poi mi piace, come forse sapete, il contatto con le persone, quindi questo mix mi ha convinto ad entrare in un settore difficile, insomma tutti i giorni chiudono dei bar, però l'abbiamo rinnovato puntando sulla qualità e mi sembra che dall'inaugurazione di oggi credo che il successo, almeno la partenza, sia molto molto positiva. E questi ragazzi, i miei soci di minoranza, amici, fratelli, conosco da ragazzini, avevano già nel sogno questa attività, questo bar, e mi hanno chiesto di dare una mano dal punto di vista finanziario. L'ho fatto, ma gliel'ho data anche un po' su di consigli, un po' su come secondo me bisogna puntare sulla qualità, e quindi siamo partiti. Io mi entusiasmo con le cose che si muovono. La politica in questo momento è un po' stagnante, quindi continuo a fare le mie attività di concessionario. Ieri ho inaugurato una nuova concessionaria ad Asti e oggi questo bar. Quindi faccio finalmente, dopo tanti anni di lavoro, quello che più mi piace. Ma credo che questo giro sia più utile che io dia una mano nella seconda fila. È un momento difficile, ma credo che sia giusto trovare qualche persona magari più giovane, più motivata. Io certamente gli darò, se riterrà, dei consigli e poi vediamo più avanti. Adesso non credo che sia il momento, devo lanciare il bar. Abbiamo delle idee, però è molto prematuro, la situazione nazionale è molto difficile, quindi credo che sia anche difficile convincere delle persone che io ho in testa a muoversi in questo momento qua. La lotta è lunga, credo che abbiamo tutto il tempo per fare una bella figura.